Così, più o meno dal 1898, i primi inventori e registi spostarono il loro interesse dalle apparecchiature alle riprese e al montaggio. E così le cose cominciarono a farsi eccitanti. A Parigi, per esempio, un illusionista, Georges Méliès, che la sera della prima proiezione si trovava al Boulevard des Capucines, stava filmando per strada. Il film oggi è perduto, ma questo è ciò che accadde. La sua camera si inceppò, poi ripartì. Quando lui guardò il risultato, i tram sembravano scomparsi. Come sembrano scomparire queste persone? Il primo trucco magico del cinema. In questa scena, Méliès usò la stessa tecnica per far apparire un uomo piuttosto che far sparire un tram. Innovazione accidentale, si potrebbe dire. Ma fece andare avanti il mezzo espressivo. Se i Lumière furono i primi documentaristi del cinema, Méliès fu il primo regista di effetti speciali. La luna a un metro sbalordì il pubblico. Oggi a Lione, durante il Festival delle Luci, una luna sorge sulla città come omaggio a Méliès. Lumière, il nome dei fratelli, ovviamente significa luce. E se gli altri paesi in questi anni consideravano i film uno spettacolo da baraccone, la Francia invece li prese sul serio.